Ah, tra l'altro, diciamo subito questa cosa, oggi, se non sbaglio, è la puntata numero 30, almeno di quelle canoniche, e quindi vabbè, è una bella cosa, siamo arrivati a 30 puntate, pensavamo di scannarci molto prima di arrivare alla 30ª puntata, e invece siamo arrivati tutti amorosamente, non proprio tutti, 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 fino alla... Però, Dopo diciamo, la lingua rovena, poi dai. Abbiamo lasciato pezzi per strada, abbiamo fatto arrabbiare Marco più e più volte, io ho paventato alcune scissioni, però comunque siamo arrivati alla puntata Esattamente, numero. esattamente come lo scannatoio dello spoiler, cioè oggi dovevo essere incazzato Dente, invece siete riusciti a far incazzare me. Io sono Quindi praticamente incazzatissimo è tutto invece. al contrario, infatti. Il mondo sotto sopra. Comunque, per questa 30ª puntata, torniamo di nuovo a parlare di un altro film Dao, ce lo lasciamo alla fine. E prima abbiamo invece Emma di, come si chiama? Autumn the La Wild, regista. Autumn the Wild. Mi ricordavo Wild, mi ero scordato il nome. Sì, è un nome strano, E poi il docu della Duvernay, o Duvernay, non so come si pronunci, il 13° emendamento su Netflix. che Quindi è cominciamo del da Emma. 2016, credo, però è Sì, uscito di è recente. stato messo adesso. In realtà, vabbè, poi ne parliamo. Sembra proprio un prodotto super Netflix dell'ultimo anno. Però, insomma, direi di cominciare con Emma, per cui. No, Emma è l'opera d'esordio di Autumn the Wild e diciamo vanta, inizio subito con dei dati diciamo tecnici, vanta un cast di nuove leve, che è la cosa che più mi incuriosiva, a parte Bill Nighy, che è un attore che nelle produzioni inglesi si è distinto, io lo Simpatia ricordo, estrema, tra l'altro. sì, è simpaticissimo, io lo ricordo sia in parti comiche tipo Love Actually, sia in parti drammatiche tipo Diario di uno scandalo, quindi è abbastanza versatile. Qua torna in una parte comica, un po' malinconica in certi punti, ma tendenzialmente comica. Me lo ricordo Però anche per il per resto, Underworld, però vabbè, era forse meglio vero. dimenticarlo per quello, però vabbè. E c'è tutto un cast di nuove leve, a partire ovviamente da Anya Taylor-Joy, che tra l'altro si riconferma molto versatile anche lei, nel senso che è una prima volta che io la vedo in questa parte, poi possibilmente ci sono state altre cose che mi sono sfuggite perché non l'ho filmografata. Però, insomma, poi c'è Mia Goth, che viene fuori da una serie di produzioni abbastanza grosse e autoriali, da Suspiria, da Nymphomaniac innanzitutto, mi pare sia tipo l'ultima. Per l'ultimo personaggio femminile del secondo film di Nymphomaniac, Suspiria e High Life di Claire Denis, quindi insomma ci sono una serie di precedenti grossi e va a fare il film dell'esordiente. E poi in realtà ci sono, giusto così per curiosità, due attori che io ricordavo da Sex Education di Netflix, quindi c'è un occhio attento per queste nuove leve. Sicuramente vedendo un po' più di TV avrei riconosciuto un po' più di facce. È tratto da Emma di Jane Austen. Tra l'altro, credo sia il quinto film, o il quarto o il quinto film storicamente, diciamo, ufficiale da Emma di Jane Austen. Ce ne sono tantissimi, il più famoso è Già, ma stai quello con Gwyneth Paltrow. facendo un tornado, non so cosa. Ok, posto. scusate, Il più famoso è quello con Gwyneth Paltrow del 96, però insomma ce ne sono stati anche altri. E vabbè, io adesso dirò un attimo quello che me ne è sembrato. Piccola parentesi aneddotica, è stato il mio primo film di nuovo al cinema post-lockdown, quindi gli voglio bene a prescindere. È un Lacrimuccia, film un lacrimuccia. sacco Questa è la simpatico. lettera Io ho iniziale. trovato. Sì, vero, vero. Stiamo facendo dei piccoli spoiler trasversali. Vabbè. Io l'ho trovato un sacco simpatico, un sacco colorato, attenzione, tantissima costumi, scenografie, toni molto divertenti, anche questi io poi non conosco bene la fonte, non ho mai letto Jane Austen, quindi non vorrei, cioè mi piacerebbe anche vederla rispetto alla fonte letteraria, ma soprattutto ho trovato tante Wes Andersonate, che sono forse le uniche cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso. Però, insomma,
Che ne avete pensato voi? Ditemi un po'. Allora, anche a me è piaciuto discretamente, alla fine è un film che reputo tranquillamente sufficiente. Ho avuto anch'io subito delle impressioni a Wes Anderson, sia a livello di geometrie, ma anche di colori pastellati, e nell'utilizzo per esempio dei capitoli che narrano le varie stagioni che poi si succedono nel film. Sono grafiche che utilizza anche Wes Anderson ogni tanto, diciamo, nei suoi film. Quindi sicuramente c'è un'ispirazione di sua memoria, quello sicuramente. Poi, siccome so che la regista comunque al suo primo film è stata una fotografa per tutto questo tempo, ha girato videoclip, quindi comunque questa sua attenzione si vede anche nel lavoro che poi c'è nella fotografia nel film, che è sicuramente una delle cose più apprezzabili un po' di tutta l'opera, perché visivamente ha il suo perché, sia nelle scene, sia nello sfarzo comunque dei palazzi, delle vesti, sia anche nelle scene girate spesso al buio, diciamo, sono a lume di di gran candela, livello. Sì. Esatto. E poi, vabbè, sì, è un po' un film che è come tanti altri film in costume, gioca molto su appunto i giochi di potere. In questo caso si svolgono principalmente sotto un aspetto amoroso, perché c'è appunto la protagonista che si diverte un po' a combinare matrimoni delle persone che conosce, quindi attraverso queste famiglie facoltose che troviamo e conosciamo in tutto il film, si mettono appunto in gioco varie relazioni amorose che più volte cambiano, e c'è appunto un'attenzione particolare su come i sentimenti anche della protagonista cambiano per i vari amanti, per le varie persone che conosce, e come si relaziona con le altre persone verso cui cerca di combinare comunque dei matrimoni. Quindi ho trovato anche un film molto divertente, un buon senso dell'humor, insomma, niente di eccezionale, però scorre velocemente, quindi trovo un film abbastanza discreto, simpatico da seguire. Io una cosa che mi sono chiesto un sacco durante il film è... Allora, innanzitutto io da questi film ho sempre il timore che ci sia una resa netta al conformismo, intendo questo nei termini di tutto va a finire tutto a posto, diciamo. Ora, per carità, chiaramente è previsto ed è cioè bisogna stare un po' al gioco e aspettarselo. Chiaramente il punto di sto film è soprattutto il modo in cui ci si arriva, perché il film è lungo 2 ore, se non poco di più, non ricordo. 2 ore e 5 minuti. Esatto. E quindi, diciamo, di matasse da districare ne mette tante, e quindi si avverte la matrice letteraria in questo senso, perché ovviamente in un romanzo reggi molto meglio tutte le varie linee. In un film ti dà molto la sensazione del ritmo ultra serrato, che va anche bene. E mi chiedevo durante il film se effettivamente sarebbe stato, si avrebbe reso alla si sarebbe arreso al conformismo. E questa cosa, diciamo, in parte succede, in parte no. Tendenzialmente tutto quello che accade negli snodi narrativi finali del film sarebbe potuto succedere allo stesso modo, in maniera molto più cinica. Il punto è proprio quello che dicevo prima a proposito di Jane Austen. Cioè, io mi chiedo se effettivamente la fonte letteraria avesse un tono del genere, o, come immagino, in questo caso sia stato molto poppizzato, senza essere troppo scomodo in certe altre cose. Perché adesso parlerò di un dettaglio narrativo, mi dite che ne pensate. Nel momento in cui, diciamo, le ultime coppie si vanno formando, ok, fra vari cambi di prospettiva e cambi di attrazione, soprattutto Mia Goth, che praticamente si sente attratta da tre sui 4 uomini che ci sono nel film, quindi fondamentalmente esatto, è molto succubo ovviamente del personaggio di Emma, che invece è molto soverchiante. In quella fase in cui lei annuncia di essersi innamorata del protagonista, non ricordo come si chiama, quello biondo, sì. Eh,
ed è Emma in realtà interessata a lui, e lui, diciamo, non si capisce all'inizio se a chi è interessato delle due, ma alla fine è interessato ad Emma. Il momento in cui questa matassa si districa col fatto che l'agricoltore torna diciamo, viene convinto di nuovo a chiedere la mano di Mia Cotta, e quindi risolve un pochino Harriet, mi pare, e quindi risolve un pochino tutti i problemi. Questa cosa viene vista in maniera molto accomodante, nel senso tutto è tornato come prima, quando invece, per esempio, si sarebbe potuto, in linea col resto del film, dare un'ultima chiave un pochino cinica al personaggio di Emma, dicendo adesso lei deve fare in modo di liberare il suo futuro marito da Mia Goth, e farlo tramite un sotterfugio, che è quello che fa, però viene presentato come una cosa assolutamente buona e volenterosa, e non come la necessità di risolvere al proprio difetto nella maniera anche un po' cinica, perché di fatto Emma smolla Mia Goth a uomini diversi come fosse nel senso è abbastanza. Quindi mi è sembrato che ci fosse alla fine un pochino di confusione fra la voglia di essere cinici, perché il film ha i suoi bei momenti cinici, e invece ha la voglia di essere un pochino più accomodanti. È certamente un compromesso, però col ritmo che aveva il film e con coi tempi che si prende il film, abbiamo detto per la durata, per certe altre scelte, mi è un po' dispiaciuta questa cosa. Ma questo okay. Sicuramente, in quella scena effettivamente c'è un tono accomodante, appunto, rispetto poi a una sorta di ambiguità che comunque c'è in tutto il resto del film, perché sia a livello di sentimenti, che spesso sono ambigui, non si riesce a capire, come hai detto tu prima, dove sono, verso chi sono portati, ecco. Sì. E anche lo stesso personaggio di Emma si è risultato molto cinico in alcune scene, mi viene in mente quella del picnic all'aperto, sì. Si lascia andare a una critica molto feroce su una delle altre personaggi, che è una che parla continuamente e glielo fa notare in faccia in modo poco adatto alla sua classe sociale, ecco. Sì. E quindi sì, effettivamente c'è un po'... Però ecco, mi sembra che sia ambiguo sotto questo punto di vista anche il suo personaggio, perché è capace appunto di queste uscite un po' pericolose, al contempo poi di donarsi anche in modo più... Sì, donarsi, certo. Appunto poi all'amica. Però sì, effettivamente quella scena forse poteva essere trattata in modo un attimo diverso, però alla fine, tolto quella, non trovo altre... Anche il modo in cui va a chiedere scusa a questa vecchia amica che si porta sempre questo cesto delle buone intenzioni in cui ci sta il volatile ammazzato dentro. E questa cosa, cioè, di per sé dovrebbe mostrare la discreta ipocrisia che comunque il suo personaggio ha dimostrato per tutto il resto del film. Quindi non vedo perché invece ammantarla di questi toni un pochino più caldi e romantici che ho trovato un attimo così fuori contesto, anche perché poi appunto quando va a scusarsi con la signora che ha velatamente insultato, neanche troppo velatamente, insomma lì in quella scena sembra, cioè, non riesce neanche a chiedere scusa effettivamente, quindi un personaggio che sotto da quel punto di vista si rivela anche debole, cosa che magari poi non esce tanto appunto nella scena di cui abbiamo parlato, quindi va a comunque l'ultimo matrimonio, ecco. Certamente il film esce in questo contesto che secondo me è molto vicino a quello di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Piccole Donne, anche se in Piccole Donne la sensazione è che ci fosse un po' anche della Hollywood già ben inserita, anche le attrici più giovani in Piccole Donne sono comunque ben inserite nell'industria cinematografica da un po', quindi comunque sono, tranne Florence Pugh, forse Saoirse Ronan e Emma Watson, diciamo, lavorano da tempo, quindi la sensazione era di quasi vecchie amiche. Qua invece ci sono tutti questi personaggi di nuova leva, però alla fine il contesto della narrazione è lo stesso, c'è diciamo di Jane Austen, di quello che almeno io ho visto dai vari adattamenti che ho visto, quindi fondamentalmente Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright e Ragione e Sentimento di Ang Lee,
secondo me finora è il migliore che è stato fatto da Jane Austen. Diciamo, qua ritorna questa figura della donna che in qualche modo vorrebbe mantenere un po' la sua emancipazione, tant'è che a un certo punto nel film dice non ho interesse a sposarmi, all'inizio del film dice non ho interesse a sposarmi, non sarei mai padrona di quello che mi circonda da moglie che non da figlia di mio padre, di Bill Nighy, nella sua casa, perché di fatto lei è molto burattiniera, muove le sue pedine nell'alta società, quindi comunque ha questa voglia emancipativa che a poco si va perdendo, come da regola, diciamo, di questo tipo di film, possibilmente anche come da regola di Jane Austen, cioè arrivare a trovare questo compromesso fra voglia di indipendenza e invece, diciamo, autoconcessione al sentimento. E vabbè, diciamo che anche in questo caso... è la stessa caso... cosa che succedeva, tra l'altro, in piccolo, comunque, col personaggio della Ronan, appunto. Sì, esatto. Per esempio, visto che abbiamo tirato fuori Piccole Donne, è comunque contesto letterario abbastanza diverso, credo. Penso di sì. Ricordiamo Piccole Donne, il film della svolta critica di Griffaut. Esatto. Che stai notando. È il post-severità di Marco Griffaut. Citazioni altissime. Esatto. Che lore. Non barucche. Per esempio, la sensazione in Piccole Donne è che questa trasformazione avesse dei toni forse... Allora, quello che mi è piaciuto di Emma è che l'arrivo alla concessione, al sentimento, all'autoconcessione, al sentimento di Emma passa attraverso tutte quelle tensioni sottilmente erotiche che ci sono nel film e che mi sono piaciute perché mi hanno ricordato tutto quel tipo di cinema che era costretto a tenere tutto implicito in qualche modo, mm-hmm. e quindi alludere continuamente la scena. Già ha girato per tutto il web l'immagine di lei che si mangia la ciliegia, e questa è tipo, io l'ho vista ovunque, cioè è la prima immagine che ho visto del film su internet. Però devo dire che anche la scena in questo senso regge, ma tutto il film ha questo piglio, diciamo, erotico mai aggressivo, sempre molto delicato, ovviamente molto scherzoso, però ce l'ha. E forse arriva più in questo modo che non in Piccole Donne, dove è tutto un pochino più idealizzato e autoriflessivo, cioè il percorso della Ronan in Piccole Donne, dato anche da tutti questi discorsi di flashback, eccetera, qui non c'è ed è più un gioco di superfici in Emma, un gioco più diciamo, visivo, sì, magari. In Emma c'è anche appunto una scoperta di un'invidia che magari la protagonista, tra l'altro, non pensava di provare, che tra l'altro il protagonista, quello maschile che poi, con cui poi si sposerà, dirà che lei crescerà effettivamente solo quando si innamorerà di una persona e quella persona penserà di non ricambiare quell'amore, appunto. Infatti, mm-hmm. effettivamente poi succede proprio questo. Sì, comunque, tendenzialmente la cosa vera che non ho colto è perché dovesse essere un po' Wes Andersoniano. Cioè, ho trovato che avrebbe potuto fare tantissime scelte. La sensazione che c'era talmente di quei talenti di attori e talmente tanta bellezza anche nei costumi e nelle scenografie che secondo me avrebbe potuto fare delle scelte decisamente più coraggiose. Ecco. E questo è un po' il mio rimpianto. Però è comunque il film di un esordiente. Sarò curioso di vedere altre cose, specialmente se le farà in costume, perché non... Diciamo questo... Tra l'altro, essendo anche una fotografa da prima, quindi dovrebbe... Sì. Mi viene un altro esempio, perché lo sto vedendo in questo periodo, che è Mika Ninagawa, uh-huh. è una regista giapponese, che tra l'altro anche lei nasce come fotografa, e nelle sue opere effettivamente poi tutto l'apparato estetico deriva proprio da quel suo lavoro, che era già ben strutturato dalla sua carriera da fotografa. Mm-hmm. Quindi magari ecco una regista che arriva al cinema, comunque lei ha 50 anni, Autumn the Wild, con mm-hmm. tanta esperienza, effettivamente avrebbe potuto anche magari portare quello che era il suo stile fotografico, che io personalmente non conosco, magari al cinema invece che poi
strizzare troppo l'occhio a Wes Anderson, ecco. Può essere anche che diciamo la strizzata d'occhio a Wes Anderson sia arrivata volendo anche inavvertitamente, cioè nel senso è che siamo molto abituati noi a adattamenti pop di tante cose diverse da parte di Wes Anderson. Lei qui fa un'operazione pop su un soggetto che poteva avere invece un tono molto più, come dire, pesante, storico, invece è molto così leggero, quindi magari, perché comunque ci sono scelte che diresti di una fotografa, di, o comunque di un occhio che guarda molto a, non lo so, tableau vivant, immagini ferme, c'è quel momento bello in cui lei si alza nella casa di campagna di lui, dove sono andati tutti quanti, che lui ha riaperto dopo tanto tempo, ed è rimane ferma di fronte a questo quadro gigantesco che c'è dietro il divano, e c'è questa bella sovrapposizione. Insomma, le idee nella composizione singola ci sono. Il punto è poi quando le traduce in movimento di camera, quasi proprio fisicamente, e là cominci a avvertire un pochino di già visto, che mi ha un po' deluso. Sono d'accordo. Diciamo che il Wes Andersonianesimo è un po' un morbo che sta dilagando dappertutto. Lo sa fare solo lui, e quando lo vedi, cioè capita sia di vederlo replicato in maniera pedante, sia di trovarcelo anche quando magari non voleva esserci, perché è talmente inclusivo di tante scelte estetiche che diventa, come dire, scomodo, diventa antipatico vederlo altrove quando magari non c'era manco l'intenzione. Quindi, Da un lato è anche, secondo me, anche un lato positivo, nel senso, dal punto di vista proprio di Wes Anderson, cioè evidentemente è un autore che forse sottovalutiamo, cioè ha dato un marchio inconfondibile che involontariamente entra dappertutto. Io onestamente non lo sottovaluto tanto. Ha avuto sicuramente, è come tanti registi, ha avuto tanti effetti deleteri, però non si possono giudicare dagli effetti, e quindi va bene, cioè va benissimo. Alla fine a me lui mi fa piace. Il cinema, non chiede a nessuno di replicare cose male. Esatto. Comunque questo, non so se qualcun altro voleva dire qualcos'altro, se no vi lascio la parola al doc, a proposito del doc. Del docu. Va bene, dai. Prego. Va bene, andiamo. Dunque, la regista di questo docu l'abbiamo nominata tra l'altro nell'ultima puntata, a proposito, quando abbiamo, nella puntata sull'ultimo di Spike Lee, quando abbiamo parlato della necessità di un cinema politico black. Lei in qualche maniera in passato ha provato a farlo, secondo noi non con tanta eccessività, era d'accordo anche Enrico. Tuttavia il docu, il docu è uscito offeso. È uscito tuttavia lo fa in maniera abbastanza forte con questo docu, che dico subito ha tutti i difetti del documentario tipico Netflix, cioè innanzitutto è anonimo, cioè non si nota tantissimo la mano dell'autore, è un docu molto tradizionale, molto televisivo, però devo dire una cosa, che siccome siamo sommersi, almeno io ne vedo parecchi di documentari, siamo sommersi a documentari che non sono poi così tanto informativi, questo dice un sacco di roba interessante che non trovi scritta da quasi nessuna parte, quindi comunque va visto. Ha due o tre idee carine di resa visiva, la migliore in assoluto è quella che in pratica ogni tema del film è diviso in capitoletti, e ogni capitoletto inframmezzato dai testi, molto da video YouTube, i testi che scorrono in modo bizzarro, di pezzi della comunità black, che siano jazz ma soprattutto rap. È anche abbastanza inquietante sentire questi testi e vedere quanto sono precisi su quello che accade intorno. È incredibile che questa musica sia così tanto diffusa e così poco ascoltata davvero. Cioè andrebbero presi i testi, perché alcune cose che vengono dette sono precise. Comunque, di cosa parla il film? Il film parla di tante cose, ma innanzitutto del sovraffollamento carcerario in America, che viene ricondotto a delle politiche precise, rigorose, che vogliono colpire la comunità nera dalla fine della schiavitù fino ad oggi.
In pratica, quello che viene mostrato è che quando è stata abolita la schiavitù, quindi nel famoso 13° emendamento, è stata messa una piccola clausola che diceva appunto che nessun uomo può essere reso schiavo tranne i criminali. E chiaramente usando questa clausola abbastanza agghiacciante, perché vabbè, noi veniamo dalla cultura europea, da Beccaria, quindi diciamo i criminali sono esseri umani, non sono, non perdono poi così tanti diritti in realtà. E invece questa clausola ha permesso poi di colpire in particolare la comunità nera, cioè per reati anche minimi venivano colpite persone di colore, le persone di colore rese di nuovo prigioniere venivano di nuovo schiavizzati, hanno ricostruito l'economia del sud con lo schiavismo legale praticamente. E questa cosa è andata avanti fino ad oggi perché poi non a caso, insomma, i neri rappresentano una minoranza nella popolazione americana, ma una quasi maggioranza nella popolazione carceraria. E tra l'altro il documentario all'inizio parte con qualche ingenuità, ingenuità che abbiamo spesso denunciato, tra virgolette, anche quando per esempio abbiamo parlato di Planet of the Humans, cioè il buttare i dati così a caso, statistiche un po' ambigue, atteggiamenti un po' semplificatori, soprattutto nei confronti dei repubblicani. Però in realtà il film diventa sempre più preciso e questa cosa mi è piaciuta, migliora molto durante la visione, perché parla di leggi specifiche, mostra quali sono stati gli effetti specifici, mostra il contributo soprattutto dei governi democratici, in particolare dei governi Clinton, quindi negli anni 90, a questa follia dell'incarcerare praticamente chiunque per reati minimi. Non c'è altro tipo di pena prevista. E ovviamente questi reati minimi sembrano sempre colpire maggiormente la comunità afroamericana. E da lì poi il documentario sviluppa varie ipotesi che avrebbero potuto benissimo essere rappresentate in modo complottista, e invece, ripeto, è molto preciso e rigoroso. Non mi ricordo se Ettore l'ha visto, vero? Sì, l'ho visto. Tu cosa ne pensi? Ma anche io sono d'accordo con te, nel senso che la prima parte, esatto, poi è molto strutturato ci sono tante interviste, diciamo l'esponente più importante è Angela Davis, che fu una lottatrice per i diritti civili, vinse anche, mi ricordo, una causa in cui la Eroina imputarono. assoluta, sì, Sì, è famosissima, giusto. famosissima, un afro come quello di Alessandro. No, nulla, diciamo che sì, sputa molto in faccia i dati all'inizio, però poi dopo riesce a giustificarli. All'inizio potrebbe sembrare anche un po' il fatto di buttare molti dati, devono essere sempre però giustificati, perché molto spesso è, diciamo, come si dice, sono le accuse che vengono imputate poi a quelli che difendono la polizia generalmente, da parte, diciamo, di quelli, se vogliamo dire, a favore del movimento Black Lives Matter, per esempio, giusto? Sì, E, sì, 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 diciamo, sì, sì. come si dice, che. Ma sì, questa cosa dei dati è un problema che c'è sempre. E io ho storto il naso all'inizio perché all'inizio parte subito facendo notare come, diciamo, adesso non ricordo i numeri, però tipo il 20% della popolazione carceraria mondiale risiede 25, negli scusa, Stati Uniti. Il 25. 25% risiede negli Stati Uniti e lì per lì sembra una cosa negativa. Poi pensandoci uno dice: ma che ne sai? Cioè, magari è perché il sistema funziona meglio, non so, magari ci sono interi paesi arabi in cui non viene incarcerato nessuno. Cioè, non è per forza una cosa negativa, ecco, a livello Sì, mondiale. ecco, Poi però, è quello che volevo dire, esatto. capito, quando vengono buttati così è sempre un problema. Poi però, insomma, il film da questo punto di vista non delude perché poi va a puntare il dito su cose specifiche. Tra l'altro tocca una marea di temi, compreso il problema del finanziamento della polizia, che è, tra l'altro nelle proteste in seguito alla morte di George Floyd, c'è un'intera associazione, no? Non mi ricordo come si chiama l'associazione, però che protesta contro l'eccesso di fondi che viene data alla polizia in America, l'eccesso anche di
poliziotti in giro, perché viviamo in generale, soprattutto nel primo mondo, viviamo in un periodo storico con veramente pochissimi reati rispetto anche solo a 30 anni fa, però abbiamo il triplo delle forze dell'ordine. E quello che fa notare il docu è proprio quello che c'è dietro, cioè la sensazione di panico che si scatena nella popolazione, tra l'altro anche con qualche intercettazione veramente agghiacciante, tipo quel consigliere di Nixon che ammette che quando loro parlano di droga stanno parlando in realtà di neri, cioè che quelle politiche lì contro la droga, in cui si equiparano droghe leggere e pesanti, servono appositamente per colpire la comunità afroamericana. Quindi, capito, davanti a testimonianze di intercettazioni così eclatanti, diciamo, stai zitto e basta, ecco, cioè, c'è poco da fare. Però, insomma, sì, il docu è ben strutturato, ripeto, non mi piace il fatto che ci sia questo taglio Netflixaro che rende un po' troppo anonima la mano dietro, però è anche vero che l'alternativa, so che è una specie di falsa dicotomia questa, però l'alternativa sono cose come quelle di Jeff Gibbs, di cui abbiamo parlato, o di Michael Moore, in cui si sente fin troppo la mano dell'autore e risultano per essere veramente troppo parziali e poco informativi. Mentre la Duvernay fa un'operazione diversa, forse fa il suo miglior film, a me le altre sue cose non sono piaciute moltissimo, e fa un'operazione diversa e tra l'altro intervista anche... per esempio il legale della ELAC, che è questa associazione multinazionali che veicola un po' le leggi sul carcere, hanno interesse che ci sia un sovraffollamento per varie ragioni, non stiamo a spiegare perché, vedetevi il film, ed è veramente, ha un modo di prenderli in giro senza canzonarli troppo alla Bill Maher o alla Michael Moore, cioè fa delle domande specifiche, questi rispondono in un modo vago, chiunque non sia un elettore leghista la sa la differenza tra una risposta vaga e una risposta precisa, quindi diciamo ci fanno la figura che ci devono fare, però senza che ci sia quel senso di attacco, di derisione. Infatti la voce della regista non si sente mai, a differenza dei documentari di inchiesta diciamo più amati dalla sinistra americana. Prendiamo Moore come esempio, ma in realtà c'è tutta una scuola dietro che lo imita, e per cui in realtà adesso pensandoci e parlando sono più gli aspetti positivi che quelli negativi, devo dire. Poi non so se Ettore vuole aggiungere qualcosa. No, sì, mi sono trovato d'accordo con la mancanza di personalità, nel senso che ho ritrovato anche per esempio in un documentario che ho visto anche su Epstein, sempre di Netflix, che è molto molto impersonale. È molto interessante, molto informativo, ma poco personale. Invece, per esempio, in un altro documentario che avevo visto di Raoul Peck, quello che avevo citato anche nell'altra puntata, come si dice, ci sono molte meno interviste, quasi quasi nessuna, sono tutte ricostruzioni, però c'è un lavoro cinematografico dietro che è più interessante, e dove per esempio c'è una scena dove Baldwin, James Baldwin, che è diciamo, quello di cui viene letto anche il diario in quell'altro documentario, quello metteremo in descrizione, I'm not your Negro, lì per esempio c'è una scena dove c'è James Baldwin che parla, la scena è in bianco e nero, è tutta l'aula, insomma, dove lui parla, tutto l'auditorio dove parla, e viene fatto poi, quando lui finisce il discorso, viene fatto uno zoom out e viene tutto, diciamo, colorato istantaneamente e si vede lui l'unica persona di colore all'interno della stanza, però tutti si alzano e l'applaudono comunque. Quindi, insomma, diciamo, lì ci sono delle trovate puramente cinematografiche più interessanti rispetto a questo che è molto invece dati e molto... È però devo privo di dire che... retorica, questo non me l'aspettavo, è privo di eccessiva retorica, poi c'è sempre qualche puntina, c'è sempre. Se posso fare un piccolo intervento a proposito del documentario netflixiano, tra l'altro Sì. sempre sono tematiche, diciamo, simili a proposito degli afroamericani. C'è un documentario che io vidi perché è candidato all'Oscar nel 2017, e quindi io lo vidi nel 2018, che è Strong Island di Jans Ford, che è su Netflix, credo sia di Netflix.
Io non ho visto questi che avete nominato ora, ne ho visti altri in Netflix sempre in contesto Oscar, e io trovo che negli ultimi anni questo Strong Island sia stato uno dei più particolari e personali, cioè perché era tutta la ricostruzione del ricordo di una vittima di un omicidio avvenuto nel 1992, ai danni di un insegnante afroamericano da parte di un poliziotto, di un meccanico bianco americano. E c'è tutta la ricostruzione dell'evento tramite foto e racconti dei parenti. Insomma, un film praticamente privo di statistiche e senza discorsi, come potremmo dire, lucidi, invece molto emotivo, ma nonostante questo comunque documentaristico, mai retorico, molto sincero, e devo dire che rispetto a quelli che mi avete descritto ora sembra quasi atipico. Quindi quasi l'opposto sembra, sì. Esatto, quindi niente, ve l'ho piazzato lì. Ma in realtà, sai, questo ci sono ovviamente miliardi di modi diversi di fare il documentario, anzi sarebbe bello fare proprio degli special a puntate sulla storia del documentario. Documentario sul adesso, documentario. Esatto, ma questa è una cosa che farà Mark Housings prima o poi. Lo stavo dicendo, vabbè. È da tutto. Però devo dire che adesso riflettendoci con voi, questa anonimia del documentario della Duvernay in generale e di altre cose che ho visto su Netflix è positiva, nel senso è sempre meglio trovare delle vie di mezzo in cui c'è un occhio personale però c'è anche qualcosa di esterno, perché comunque il documentario deve darti qualcosa di esterno all'occhio del regista che entra in qualche maniera, sempre filtrato da una visione. E chiaramente la via di mezzo non deve essere per forza Herzog, che siamo a livelli altissimi, però per esempio quello su internet, Lo and Behold, in cui lui si sottrae molto più che negli altri documentari, quello è quasi perfetto da un certo punto di vista, anche se non è sicuramente il suo migliore, però di sicuro se la scelta è tra una resa veramente molto personale e è una resa più anonima, devo dire che credo che un documentario soprattutto di interesse sociale, ok, perché poi uno può anche fare su tutt'altri temi, però soprattutto di interesse sociale è meglio se rimane un po' più neutro, come vorrebbe essere quello della Duvernay, che poi chiaramente c'è sempre l'influenza di un punto di vista, ci mancherebbe, di una idea, di qualcosa, di una tesi che si vuole dimostrare. Questo è più che scontato anche nei saggi, che sono l'equivalente letterario, diciamo, dei documentari. Diciamo è il dilemma annoso del capire se metterci del proprio, o magari fare delle scelte, esatto, pur nell'anonimato, a livello cinematografico permettono di rendere più efficace la comunicazione di tutto quello che si vuol dire. Io, quando penso a un documentario anonimo, non penso tanto a un documentario in cui non avverto un occhio, ma penso a un documentario in cui non avverto efficacia in quello che mi viene detto, nel modo in cui mi viene detto qualcosa, e quindi mi sembra che venga svilito un certo argomento magari importante. Ecco, in questo quindi per senso me quello... il tredicesimo emendamento non è così, mm-hmm. Okay? Quindi questo okay. È positivo, devo dire, perché mm-hmm. Poi sai, anche il modo in cui tratta il tema è nuovo, non sono cose che si sentono molto in giro, quindi ed è un tema sicuramente da approfondire di più. Se qualcuno nel tempo lo volesse approfondire, questo documentario creasse altri documentari, secondo me sarebbe molto meglio se ci fosse più investimento personale dell'autore, ma essendo il primo a trattare questi temi, a farti una specie di pennellata generale su queste questioni, forse è più efficace così. Comunque le cose ti arrivano, ripeto, molta poca retorica, certo. Gli ultimi 10 minuti hanno fatto quello che io non volevo che facessero, cioè mostrare i filmati delle violenze della polizia, perché io non ce la faccio, devo dire, nel senso, sono uno che si guarda qualunque cosa sconvolgente, però questi filmati di archivio con gente in divisa che pesta i ragazzini mi fa un po' fatica, devo dire. Avrei preferito rimanesse più secco, però insomma anche questo è un modo per scuotere le coscienze. Mi viene da pensare a Redacted di De Palma, che usa soltanto riprese di, diciamo, degli eventi,
però lo fa, guarda, ovviamente. Quasi lo preferisco, nel senso che come idea, cioè, se tu vuoi fare solo questo, bene, io mi preparo, me lo guardo. Però quando mi arriva così di tradimento, dopo che hai parlato solo di statistiche e interviste, però, insomma, ripeto, sono tutti elementi. Alla fine la Duvernay vuole far passare un concetto, vuole dimostrare una tesi, usa i più espedienti possibile per farlo, senza metterci bocca troppo. E quindi almeno questo è ammirevole, sicuramente è la cosa migliore che ho visto sua finora, quindi c'è poco da fare, insomma. Bene, bene, bene. Cosa facciamo? Passiamo a DAO? Ai tre giorni. Al nostro amato, odiato DAO, che io ho fatto fatica a vedere, ma alla fine ci sono riuscito. Esatto. Nonostante questo, continueremo ad essere identificati col progetto DAO. Col progetto DAO, sì, voglio sottolineare. Devi dirlo che qualcuno potrebbe arrabbiarsi, però. DAO Monogatari. DAO Monogatari, facciamo la... DAO Monogatari, esatto. Stiamo aprendo il sito con, diciamo, in cui venderemo tutte le nostri contenuti multimediali. Esatto, solo gli spezzoni DAO, però. Perché chiaramente ci sono le voci, non si vede, però noi siamo chiusi dentro un gigantesco luogo... isolato dalla storia, ci parliamo via radio, però siamo chiusi qui. Questo dentro, evidente, quindi siamo comunque, certo, in un siamo qui da 10 anni, quindi insomma siamo esattamente il progetto DAO. Non so più cos'è il mondo esterno io. No, esatto. L'esperimento era prendere dei ragazzini delle medie e metterli chiusi in un castello, in una struttura, fargli vedere soltanto film tutta la vita, esatto. E vedere cosa ne usciva fuori. Non si aspettava un podcast, si aspettavano che saremmo ammazzati l'un con l'altro, però il podcast esce Grifo con altri mezzi. Esce Grifo e quindi esce Bianchi, diciamo, perché alla fine trova le differenze. Esatto. Continuiamo con va bene, no, è il quarto, diciamo, DAO. Non abbiamo detto, il DAO di cui stiamo parlando è il DAO 3 Days. Quindi, avevo fatto... un ammiccamento dicendo 3 giorni, ma sì, è giusto, sì, sì, essere, certo, precisi. Sono i giorni che ci ha impiegato Dario a vederlo, praticamente. No, praticamente di più. In realtà di più. Continuiamo con meta tutto qua, sì, insomma, incredibile. è il quarto DAO che è stato reso disponibile in Worldview da quando è iniziato, diciamo, la distribuzione dei film, la distribuzione, insomma, sono stati caricati sul sito ufficiale. E a livello cronologico, mi pare di aver visto che viene, diciamo, a metà, diciamo poco prima della metà di tutta quanta la cronologia pluridecennale, sì, di tutta la storia di DAO. In questo caso, giusto per riannodarci narrativamente, abbiamo DAO è sposato da anni con Nora, che abbiamo visto in Nora Mother, ed era praticamente la protagonista, e torna per 3 giorni a casa, che è, diciamo, dove vive attaccato al centro laboratoriale. In Nora Mother lo sentivamo tanto viaggiare, mentre in questo caso lui raggiunge il posto di lavoro accanto, quindi sicuramente è cambiato qualcosa, bisognerà riannodare questi pezzi nel frattempo per i prossimi film, però porta con sé una vecchia amante, attrice greca, che era stato suo amante, diciamo, quando erano adolescenti, si conoscono da tanti anni, per 2 giorni, e per diciamo 3 giorni lei vive in casa con lui, soltanto che il terzo giorno compare Nora. E quindi si crea quella valenziana tensione incredibile che, insomma, rende il film effettivamente... io penso che, nonostante tutto, alla fine, nonostante il cosmo intero di The Generation, è il mio DAO preferito. Diciamo che il tempo lo sta confermando. È tutto ambientato in una sala, praticamente, quindi vabbè. Esatto. Ma in realtà l'ambientazione è la stessa di Nora Mother, no? È la casa, sì, sì, la stessa casa. Sì, sì. La cosa interessante è proprio, cioè, maggior parte dei dialoghi che si svolgono su quel benedetto tavolo a forma di crocifisso, come il dialogo tra Nora e sua madre, ma ripreso da un'altra angolazione, cioè sì. Adesso... Me lo dovrei rivedere bene, però tipo Nora e sua madre parlano da un lato del tavolo,
con la macchina da presa frontale. E invece Dao e l'amante Maria parlano da un altro lato, e la macchina presa è dietro di loro per la maggior parte del tempo. Questo è molto interessante, cioè hanno utilizzato lo stesso spazio, tra l'altro bene farli uscire vicini, perché appunto sono film molto collegati, hanno utilizzato lo stesso spazio, però ripreso in modo diverso, ci sono anche delle dinamiche interne diverse. Tra l'altro la volta scorsa ci eravamo chiesti se finalmente avremmo visto un film dove Dao è il protagonista. Esatto. E in questo film lo è, però aggiungiamo subito che rimane un personaggio, almeno per quanto mi riguarda, molto enigmatico. Cioè questo film dice veramente poco di lui, è schiacciato dal Maria straordinaria e anche Nora, due personaggi davvero a tutto tondo, sfaccettati, che si alleano in un certo senso a un certo punto. E lui invece è un personaggio quasi ai lati dell'inquadratura, ai lati della storia, sempre un po' timido, un po'... Tra l'altro il film inizia e finisce con un'inquadratura di Dao da solo, in due luoghi diversi. Quindi io ho sentito veramente tanto la solitudine di questo di quest'uomo che nella vita vera, tra l'altro, era un genio non da poco. E schiacciato, quello che non si percepiva nei primi film, per esempio nei primi film io percepivo che Dao fosse un po' la mente diabolica dietro all'istituto. In realtà da questo mi sembra un personaggio schiacciato da ciò che avviene all'interno dell'istituto. Quello che abbiamo visto in The Generation indica che lui rimane a un certo punto, soprattutto con il passare degli anni, un prestanome, quello che viene fatto lì dentro. Non ha nulla a che vedere con la fisica di Dao, che è una fisica... Magari diventa una figura, non dico mitologica, comunque diventa una figura arroccata nella sua torre, mentre tutto il resto sta succedendo intorno a lui, quindi è vero, sì. Esatto, quindi è un personaggio interessante proprio perché è un'ombra, per cui rimane comunque misterioso anche in un film che è incentrato tutto su di lui. E a questo proposito, io guardando questo episodio, mi sono reso conto della cosa che sappiamo fin dall'inizio, cioè che il progetto DAO è un biopic. Spesso ce lo dimentichiamo perché hanno ovviamente tracimato i confini del biopic. Ce la mettono tutta per farcelo dimenticare, diciamo. Esatto. E fanno ma in realtà la cosa interessante è che guardandolo, io tra l'altro stavo leggendo in questi giorni della roba su DAO, su Lev Landau, sullo scienziato, per interessi miei, e mi sono reso conto che loro hanno deciso di fare un film su di lui, che è diventato un progetto totale, mastodontico, e in realtà questo episodio è un film di un'ora e 45 su un aspetto marginalissimo a livello di grande storia della vita di un personaggio di cui stanno facendo il biopic. Cioè è un'evoluzione del concetto di biopic enorme, perché una delle cose che io odio del genere biopic è la semplificazione di vite molto complesse. Ok, in questo caso c'è un'entomologia della quotidianità, addirittura un intero film su tre giorni di un personaggio all'atere di un progetto che lo dovrebbe raccontare a tutto tondo. Per cui veramente funziona per Sineddoche. L'ho già nominata, esatto. La Sineddoche torna. No, esatto, esattamente, sì, perché poi alla fine ti dice molto sul personaggio, anche se abbiamo detto che rimane un po' un'ombra, ma è proprio una delle sue caratteristiche proprio. Sì, vai. No, ci sono, è vero che rimane un'ombra e il film comunque gli dà degli spiragli nuovi rispetto al fatto che lui poi umanamente quello che si vede è abbastanza una persona un pochino, come dire, povera, misera, esatto, sì. Cioè sì. Un'intera serata è dedicata a lui che mette alla prova tre ragazze per decidere qual è che farà, non mi ricordo se il ruolo è quello della segretaria o il ruolo è qualcun altro, comunque forse la governante, non mi ricordo, comunque praticamente le fa spogliare, le tiene in camicia da notte e le fa lavorare intorno a lui come in una giostra folle, e c'è Maria che nonostante all'apparenza sembri divertita, in realtà gli lancia delle piccole frasi
che in realtà lo mettono, effettivamente lo vanno a spingere ai confini di quell'inquadratura, perché riesce ad essere glaciale pur in questo contesto molto, come dire, molto vario, molto dinamico. Cioè questa scena è molto bella, vengono seguiti tutti i personaggi contemporaneamente, dà una sensazione di movimento improvviso in un film abbastanza statico. Secondo me il passaggio bello rispetto a Nora Mother, ed è anche per questo che tu hai detto bene, vengono fuori di seguito, ed è molto bello questo perché abbiamo un'altra prospettiva su un evento, su uno spazio anche, e questo film non sembra affatto, non mi è sembrato affatto ibseniano, come invece mi è sembrato Nora Mother, nonostante ci siano delle cose identiche. Come hai detto tu bene, la posizione della camera basterebbe, Nora Mother nonostante qualche jump cut, è praticamente tutto su loro due sedute a tavola a fianco. È teatrale. Ha quasi sempre lo stesso sfondo, cioè la finestra, almeno nella seconda parte è una scena molto lunga. Questo qua invece predilige molti primi piani, predilige molti dettagli, predilige anche delle... ha un momento bellissimo che è pazzesco, che dopo 10 ore o più di film ancora non avevamo visto, e cioè la panoramica sulla piscina e sulla parete che costeggia la piscina interna al laboratorio ucraino dove ci troviamo, ed è una cosa, e lo fa in maniera bellissima, lo fa con una cosa che negli altri film non si è vista, cioè seguendo uno degli inservienti, che due inservienti si scambiano una cosa, e c'è questa passeggiata che ci permette di osservare questo spazio. Io ho avuto la sensazione che fossimo molto negli occhi di Maria, cosa che non è successa in Nora Mother, dove non eravamo mai negli occhi dei personaggi perché c'era una certa distanza. Qui invece improvvisamente c'è questa attenzione ai primi piani, che poi si rompe un pochino alla fine quando compare Nora, che diciamo rompe un po' gli equilibri, però è una rottura che fa sì che noi perdiamo il primo piano, però abbiamo totalmente così tanto cambiato la prospettiva visiva di quello che vediamo, che non è ancora teatro, nonostante la camera rimanga fissa e aperta, perché abbiamo completamente cambiato la prospettiva, ed è sacrosanto che sia così, perché improvvisamente la tensione che si respira è un'altra. Cioè Nora entra in un momento in cui Maria e Dao hanno trovato un momento di estrema tenerezza, forse l'unico momento in cui ci avviciniamo all'essere umano Dao, che non sia il personaggio misero che risulta essere finora, così come nel finale. Il finale è un rincorrersi di gente che guarda qualcun altro da lontano, di seguito Nora guarda lui e gli palleggia lo sguardo successivo su qualcuno che sta arrivando. Tra l'altro finale in cui lui è da solo, ma in quel corridoio in cui alla fine di The Generation abbiamo visto trasportati i maiali a cadaveri, quindi fa rabbrividire, cioè mi ha fatto quasi paura. Comincio a pensare che l'uscita sia calcolata, il modo in cui sono usciti, ho avuto la stessa sensazione, del corridoio, sì. Per cui, cioè io tengo a vederli in ordine, perché secondo me c'è un piano che si è andato, e si vede anche che è andato delineandosi mentre montavano il film. Insomma, sembra di guardare qualcosa in itinere, quindi è ancora più bello, e questo film non stanca per niente, dà ancora più respiro alla cosa e fa venire ancora più voglia di continuare, quindi Io vorrei aggiungere, perché tu hai fatto un discorso precisissimo sulla questione degli spazi. La prima cosa che mi è venuta in mente guardando questo film, lo spazio principale ad esempio è la casa di Dao, che in questo film noi vediamo, abbiamo finalmente la consapevolezza della casa. In Nora Mother no, in Nora Mother era tutto in una stanza, ripeto, teatrale, con questi una certa distanza della macchina da presa. Invece qui, appena Dao fa entrare Maria nella casa, facciamo il tour della casa, così come il tour dell'istituto fuori a un certo punto, no? E quindi è il primo film in cui mi è sembrato di avere una consapevolezza degli spazi. Ed è interessante perché rispetto a Nora Mother, qui i dialoghi sono meno importanti, perché loro parlano e dicono anche cose interessanti, però le cose più importanti sono i silenzi e gli sguardi, mentre in Nora Mother venivano dette cose rilevanti proprio anche per la struttura di quei personaggi lì, di Nora in particolare. Infatti Nora in questo film non ha bisogno quasi di dir nulla, perché noi la conosciamo già molto bene, e il suo spessore di personaggio si aggiunge
però in questo film non è ai margini, non è come il marito. Ti dirò di più, ti ridò subito la parola. In Nora Mother la sensazione, a distanza di un po' di tempo da quando l'ho visto, è che madre e figlia quasi non si guardino mai negli occhi, mentre Three Days è un film fatto di sguardi costanti, scambiati e come dire, esatto. Molto anche pesanti, sia affettuosi che di odio, che di disprezzo, di tutti i tipi, però ecco, sono sguardi molto fissi. A proposito degli sguardi, ecco, io avevo, leggendo robe su questo film, prima di vederlo, alcuni si concentravano molto su un aspetto che non abbiamo nominato, cioè quello della lingua. Perché Maria parla greco e sì. Dau parla sia greco che russo e Nora ovviamente parla solo russo. Quindi quando entra Nora in casa c'è un certo grado di incomunicabilità di traduzioni reciproche per riuscire a parlare. E io pensavo che questo fosse un tema del film. In realtà è un modo per rilanciare su tutt'altro, perché le due persone che non parlano una delle due lingue, cioè Nora e Maria, si capiscono molto bene. Senza bisogno di parlarsi, solo guardandosi. Sì. Anzi, sembra che colui che possiede entrambe le lingue, cioè Dau, sia sempre più tenuto fuori da questa comunicazione. Quindi non è affatto un film sull'incomunicabilità, come qualche critico ha detto in giro, proprio per niente. Questa cosa della lingua mi è sembrata un espediente per far capire che Dau, che è uno scienziato, che è qualcuno che possiede una quantità di conoscenze notevoli, uno dei scienziati maggiori del Novecento, comunque tolti quelli più noti, e in realtà sembra non capire molto di quello che avviene intorno a lui, dei sentimenti delle persone che gli stanno intorno. E questa cosa delle lingue mi è sembrato un buon espediente narrativo per dirlo. Sì, tra l'altro io mi immaginavo che durante il dialogo lui avrebbe fatto di tutto per diciamo... far cambiare. Credere a uno o all'altra di che l'altra stesse dicendo qualcos'altro. Invece lui è ultra fedele a quello che viene detto, anche se è ultra scomodo per lui. E questa cosa è pazzesca, perché... Anche secondo me, sì. Ed è paradossale, perché se lui avesse fatto in qualche modo finta, sarebbe venuto fuori un po' un essere umano che invece continua a non venire fuori in quel senso, perché lui... Non sa neanche il peso di quello che sta traducendo, quindi proprio è come se gli sfuggisse la materia umana di quello che lo circonda e vedesse soltanto le informazioni. Infatti non è un personaggio totalmente negativo, è anaffettivo, ha delle punte di anaffettività notevoli, cose che emergevano nei discorsi tra Nora e sua madre nel precedente film, e qui è evidente. Tra l'altro anche qui, diciamolo un'altra volta, attori non professionisti, clamorosi tutti, veramente. Sì, mamma mia. E quello che aggiunge Three Days all'intero progetto è parecchio. Personalmente mi ha fatto notare ancora di più che una delle caratteristiche del progetto è quello di essere un'evoluzione del biopic, in un senso veramente cosmogonico. Sì. E mi ha convinto ancora di più che la scelta... degli autori, di questi registi demiurgi, è una scelta da un lato massimale, perché vogliono parlare di tutto, e dall'altro molto minimale. Anche qui zero colonna sonora, zero montaggio veloce, è tutto molto concentrato sui sentimenti, i silenzi e quello che avviene tra queste persone. Ti direi solo tanto umano. Ti direi soltanto The Generation massimale in tutti i sensi, perché lì il montaggio, le situazioni che si alternano, il ritmo, la degenerazione vera e propria e anche la voce fuori campo, invece mi danno l'idea di un film molto mastodontico. Però attenzione, c'è questo elemento, lì è tutto negativo, di converso. Non c'è un solo spiraglio di umanità, quando c'è viene distrutto. E anzi, vorrei far notare questa cosa nei quattro film che abbiamo visto, poi vedremo se questa cosa cambia, che i personaggi si possono dividere in due grandi categorie, se prendiamo anche Natasha, e le categorie sono divise per genere. I maschi sono militari o scienziati e sono personaggi molto forti, anche quando sono umanamente miseri come Dau, e che sempre più sono spinti ai margini dell'inquadratura da figure femminili straordinarie, molto senza nessun potere, cameriere, mogli,
così sfruttate, amanti, segretarie, che veramente fanno narrativamente il culo, posso essere ipertecnico, ai personaggi maschili. Ed è qualcosa che emerge sempre di più man mano che si va avanti. Poi non so se rimarrà su questa linea. Se io ti però direi l'impressione un po' è questa. Quasi che Natasha e Nora Mader mi sembravano compendi delle figure femminili, prima la von Trier e poi la Ibsen, che non è un volo pindarico così pindarico alla fine. No. Mentre Friedeis, però se ci pensi c'è sempre il filtro, cioè è il modo in cui storici, narratori, uomini hanno raccontato la donna. Friedeis invece, certo, secondo me, ha il peso molto di più di Ekaterina Ertel, che ha partecipato, sì, come regista, ed è forse, io di quelle che ho riconosciuto finora, credo sia l'unica donna, perché poi ci sono Krasakowski, non so come si dice, è un altro che ha partecipato, forse a Nora sono in tre in Mader, realtà, sì. Tutti di Permiakov. Krasakowski e poi gli altri due si alternano. Esatto. Altro, non fa anche un cameo Ah, in questo. può essere, sei tu il mematore che riconosce i Non è volti, quindi. il tipo che porta le tre ragazze. Dovrebbe essere Ah, Ilia. può Può essere. essere. Può Può sembra lui, mi essere. sembra. Che occhio, Dovrei eh. verificare, dovrei. Poi verifichiamo. Ok. Io ho la Bene, bene. sensazione che Friedeis sia stato, siccome non mi ha ricordato nessuna di quelle due cose, mi è sembrato il primo sguardo, sono stati bellissimi anche quei due, però il primo sguardo quasi inedito nel contesto DAW alla Sono donna, cioè d'accordo, uno sì. sguardo diverso, vario, è bellissimo, cioè nel senso il momento in cui lei si offre di aiutare, no, Maria si offre di aiutare Nora e Daula sta lì che sembra non aver capito nulla seduto a tavola, è un momento, cioè Sì, sicuramente l'occhio della Ertel si nota di più, e anche se, ripeto, anch'io noto una differenza. Però, siccome mi piace vedere le similarità per capire qualcosa Certo. del progetto, in generale l'idea è che questi personaggi femminili, anche quando sono sconfitti, perché Natasha è un personaggio sconfitto, Nora è un personaggio sconfitto, però davvero rubano la centralità dell'inquadratura a uomini di potere, fondamentalmente, che siano scienziati o militari. E questo è interessante anche perché, comunque, ricordiamolo, gran parte è, soprattutto a livello emotivo, è largamente improvvisato. Poi loro ci mettono il loro occhio registico. Per cui il fatto che da dinamiche reali scaturiscano fuori queste conseguenze, infatti io guardando 3 Days mi veniva proprio da dire che tutto quello che vedevo, in un certo senso, me lo aspetto da quei personaggi, però mi suona comunque nuovo. Non so, è come se loro non stessero dicendo nulla di nuovo, tra virgolette, in realtà ci sono tante cose, soprattutto in The Generation, però il modo in cui lo dicono, la totalità dell'esperienza che mettono in scena è davvero singolare. Quindi poi. Ricorda molto di più la dinamica di conoscere una persona che anche se la conosci comunque ti sta bene che dica qualcosa che magari ti aspetti, perché comunque fa parte del Esatto, è comunque rapporto. Insomma, interessante. Sì. sì, esatto, si crea È quel sempre il tipo di rapporto che... post-realismo, questo è sempre Esatto, è il la nostra post-realismo, categoria. esattamente. La nostra nuova Meglio di così etichetta. non si può. Vabbè, non penso che. Vai, vai. Insomma, no, mi veniva da pensare che leggendo i titoli dei DAW successivi ci saranno tante altre figure femminili, quindi c'è da Sì. aspettarsi, e anche, in realtà anche figure maschili, cioè mi rendo conto che ci sono dei personaggi che abbiamo intravisto e che invece hanno, diciamo, la loro parentesi approfondita, quindi voglio vedere se questa natura compendiale viene Sì. ulteriormente confermata. Tra l'altro, leggevo l'altra volta che l'operatore nelle scene è singolo, quindi le scelte registiche sono fatte probabilmente per direzione, diciamo, indiretta. Sì, ma è quello che dissi io anche l'altra volta. Sì, sì. Esatto, e poi secondo me anche a livello di scelte di montaggio, ci cioè avranno Sì. partecipato al processo, quindi interessante a livello proprio pratico questa Sì, ma questa cosa organizzazione. la notammo da subito, cioè il fatto Sì. che c'è un unico operatore e che il compito dei registi è aver organizzato l'esperimento e aver in qualche modo montato il materiale con delle direzioni Sì, precise. infatti. Per cui è molto, è davvero, sicuramente danno un input iniziale, cioè da che ancoro
della casa riprendere, però c'è questa convergenza di l'operatore che fa delle scelte sue, gli attori che improvvisano molto, le situazioni esterne che si sono create e la regia, è il demiurgo, cioè è quel colpettino per far muovere l'universo, capito? Riesce comunque ad essere quasi invisibile, perché io veramente guardo i film e mi scordo del pezzo della camera, che invece dovrei sentire. Come perché Dio, esatto, guarda. Esatto. Bene, direi chiudere questa nota teologica. Come al solito diciamo che siamo curiosi di vedere i prossimi, perché siamo... Sì, io volevo chiudere alla maniera dei film di 007, dicendo che torneremo con Dow, però stavolta presumibilmente... No, il titolo non lo dico, dai, però torneremo con Dow. 007 tornerà in... Dow 5. Esatto, Dow 5.